Sconfitta esterna per il Pineto, che dopo il vittorioso esordio subisce la prima battuta d'arresto in terra marchigiana, in casa del Fano per 2-1. Inizio pirotecnico del Fano che al sesto minuto, dopo degli scambi veloci, Capezzani innesca Padovani che dal limite d'area effettua un tiro velenoso che si insacca. Nulla può Mercorelli e il Fano passa in vantaggio. Dopo pochi minuti cross in mezzo per Allegretti, ma la difesa respinge in corner. E proprio sugli sviluppi del calcio d'angolo, Losicco tira fuori dal cilindro un euro gol con un meraviglioso tiro da fuori. Niente da fare per Bizzini, il risultato torna in parità. Al quindicesimo tiro pericolosissimo di Severini, ma il Pineto si salva in corner. Al venticinquesimo minuto ancora il Fano con Serges che prova con un tiro a giro che però sfiora il palo. Dopo diversi minuti di equilibrio, il Fano prova a passare in vantaggio con Nappo, che calcia dalla distanza, ma la palla finisce alta di poco sopra la traversa. Dopo due minuti di recupero finisce un buon primo tempo, ricco di azioni. Inizio del secondo tempo, subito con una fiammata di Serges, che scocca un tiro respinto in corner da Mercorelli. Al sesto minuto succede di tutto, ancora Serges sforgia un ottimo tiro parato dal portiere biancazzurro. Ancora Fano con Capezzani che ci prova, ma la traversa salva il Pineto e sugli sviluppi del corner Broso colpisce perfettamente di testa, mettendo il pallone in rete e portando il Fano in vantaggio. Dal gol del vantaggio inizia una fase di stallo, dove il Pineto ha provato una reazione, ma il Fano ha difeso molto bene e dal 36esimo Minincleri ha provato a trovare il pareggio con un colpo di testa, ma la palla finisce sul fondo. Al 43esimo Niang prova a chiudere la partita con un tiro dalla distanza, ma Mercorelli para facilmente. Subito dopo Maio ci prova su punizione, ma il tiro finisce alto. A due minuti dalla fine, Jambé, dopo una serie di finte, crossa a Maio, che di testa fallisce. Era l'ultima occasione del Pineto per pareggiare, e dopo 5 minuti di recupero l'arbitro mette fine all'ostilità, con il Fano che porta a casa i primi 3 punti della stagione. Beh, è stata, secondo me, una bella partita. Entrambe le squadre hanno provato a giocare. E sapevamo dalla forza del Fano, che è una squadra importante per un campionato importante, è partita subito forte, ci ha messo in difficoltà trovando il vantaggio, poi noi siamo andati man mano in partita e abbiamo pareggiato e abbiamo avuto un paio di situazioni importanti. I primi minuti della ripresa si è verificato nella parte iniziale, il Fano è partito bene, subito forte, ha creato un paio di occasioni e poi ha trovato questo coso, un calcio piazzato. Noi abbiamo provato a rimettere la partita in gioco e chiaro, il Fano si è difeso, ha difeso con ordine, abbiamo avuto un'ottima, una grandissima occasione con Maio per pareggiare, ha vinto la squadra magari che ha sfruttato meglio le occasioni create. D'altronde quando si incontra una squadra importante come il Fano sai che puoi andare in difficoltà e sai che può comandare il gioco, lì dovevamo fare meglio, non abbiamo fatto, questa diciamo, è una fase su cui dobbiamo lavorare e per fare questo occorre anche una condizione ottimale di diversi giocatori. Adesso un attimo non è un alibi, una giustificazione, stiamo un attimo trovando la condizione di migliore di qualche giocatore importante e era il momento di stringere i denti. Sappiamo che la difficoltà di questa gara è considerata la nostra condizione, però ormai la partita è andata e la prestazione, sicuramente i ragazzi hanno dato tutto e hanno provato a portare via il risultato positivo. Reazione di forza, di voglia, tecnica, e penso che nel secondo tempo il Fano ha giocato da Fano, quello che ci hanno chiesto i tifosi, con umiltà, voglia, lottare la maglia come lo striscione che hanno fatto all'inizio. A noi non ci possono chiedere le vittorie, però sicuramente l'atteggiamento giusto. Abbiamo fatto un patto con i tifosi, cercheremo di portarla avanti fino alla fine. La difesa inoltre oggi ha concesso molto poco, a parte quell'Eurogol che si poteva fare forse ben poco, però comunque la difesa è stata ottima e soddisfatta anche di questo. Certo, è una difesa che può crescere perché è normale, Siaroli è un lusso per la categoria, ha recuperato lui al 100%, saremo bene perché un grande giocatore ci è mancato. Domenica abbiamo giocato con 2003 Brocca che ha fatto benissimo, però è normale, invece uno d'esperienza che ti guida difesa cambia un attimino la linea.